noi siamo nati, io e mio collega, soprattutto perché non sono solo qua, ma la bottega nasce con due persone che nascono tutte e due nella stessa ditta originaria, come madre, come scuola, come ambiente. Il bello è che all'interno di questo contesto di mestieri vari, riuniti insieme, se tu non eri bravo o all'altezza o non ti sembrava adatto per te l'intaglio, tu potevi fare un altro mestiere, potevi fare il falegname, potevi fare il doratore, potevi fare il fabbro. Perciò l'innamoramento l'abbiamo, come dire, ricevuto fin da ragazzi, e questo che ci ha caratterizzato, ci ha sostenuto poi nel crescere e affrontare con quella stessa passione la richiesta continua di buttarsi sempre in attività, diciamo, più grandi. Questo è lo spirito della bottega, è quello che conta alla fine, quello di rendersi disponibili con la tecnica, con la passione, con l'amore per l'estetica, l'amore per l'equilibrio e per certe cose. Io credo vada conservato questo prima di tutto. La bottega con la sua anima, quella fatta di persone.